perché la prima volta che ci sono stato in realtà ero ancora un bambino a Cuba. Ho incominciato a interagire con l'idea della cultura, l'identità cubana fin da... è stato il primo grande viaggio che ho fatto, diciamo. Successivamente ci sono tornate svariate volte e poi sono arrivato nel 2019 a fare una residenza alla scuola di cinema cubana San Antonio de los Baños, ed è proprio in questa occasione che ho incominciato a relazionarmi anche con il luogo dove poi si sviluppa l'intero film, e da lì mi era partito quando ho incominciato a riflettere su quale potesse essere un tema da affrontare in relazione a questo spazio. Subito mi è venuta in mente anche l'immagine della prima volta che c'ero stata, di questo abbraccio disperato tra un padre e una figlia, con la figlia che avrebbe chiaramente lasciato Cuba e il padre che non riusciva a rassegnarsi a questa separazione davanti all'ingresso dei controlli dell'aeroporto. Quindi, partendo da questa immagine, conoscendo le persone a Cuba, conoscendo il fatto che la migrazione, la separazione forzata e forzosa è qualcosa che è intrinseco e caratterizza l'intera società, ho deciso di voler lavorare su questa tematica, e partendo da questo poi ho incontrato le persone che poi sono diventati personaggi del film e hanno dato in qualche modo forma al film. Quindi ho incontrato prima Edith, che successivamente, grazie a Edith, Alex, per poi incontrare Milagros già nel 2019 e poi i bambini. È stato un percorso molto lungo, molto strutturato con loro per arrivare, insomma, a estrapolare anche qual era la loro storia, anche qual era la loro vita, la loro dinamica reale, il loro passato, e rimetterlo in scena rispettando in qualche modo sia il loro immaginario, sia la loro spontaneità, sia la possibilità di avere uno spazio all'interno del quale avevano la possibilità di raccontare, esprimersi rispetto alla loro storia. La scelta del bianco e nero è stata forse uno dei punti di partenza del film, nel senso che nel momento in cui avevo deciso di raccontare questa tematica, di cimentarmi comunque con la realtà cubana anche dal punto di vista artistico, non soltanto tramite l'esperienza pregressa, ho pensato che l'unico modo in cui avrei potuto fotografare Cuba era tramite il bianco e nero, per varie ragioni. Il bianco e nero, da un lato, permetteva di isolare e escludere tutti gli orpelli estetici caratteristici di Cuba per concentrarsi di più sull'umanità, che era quello che volevo. Dall'altro lato, anche per in qualche modo superare l'immaginario collettivo occidentale cubano, che vede l'isola come un luogo felice di macchine d'epoca, case colorate, mojito, festa, eccetera, eccetera, ma andando a inserire questo filtro permette di relazionarsi anche con l'isola, con le sue persone, con la sua umanità in maniera differente. Ed è proprio volto anche in questa direzione l'idea di raccontare una Cuba meno post-colonialista, turistica, ma più caratteristica, che quella dell'entroterra, di un luogo non turistico, di un luogo di un luogo di provincia e dell'entroterra, perché essendo un'isola l'elemento del mare, dell'oceano, è estremamente presente nella vita, nella quotidianità di tutti i cubani, nel senso che ogni altrove è connesso con l'orizzonte, è connesso con il mare, è connesso con ciò, l'unica cosa che si può vedere stando sui confini dell'isola, che è appunto la linea che separa appunto il mare e il cielo. A volte si distingue gli Stati Uniti, si dice. E quindi raccontare in qualche modo questo altrove, questo slancio verso un altrove tramite gli elementi l'interno dell'isola, gli elementi pregressi in qualche modo, ciò che sta dentro, ma lasciandolo soltanto come una sensazione che aleggia costantemente, era la vera sfida. Quindi è un film dove si parla in qualche modo dell'altrove, si parla del mare, si parla di una separazione, di una migrazione, senza quasi mai vederlo, se non in un momento finale. In realtà non ero appassionato del genere delle marionette. Certo, mi sono sempre piaciute, fin da bambino mi ha sempre catturato tantissimo, più le marionette che in generale i burattini, nel senso che vedere questi elementi che si muovono con dei fili, con dei tempi molto particolari, mi interessava molto.
però la scelta di includerlo all'interno del film è stata strettamente legata ai personaggi coinvolti, alle persone coinvolte, perché il film, appunto, derivando tutta la sua strutturazione dei personaggi, tutta la sua narrativa dalle vite reali delle persone coinvolte che ho scelto, che ho incontrato, in qualche modo si è mosso e si è cucito intorno a loro. Edith nel suo passato era una burattinaia e una marionettista, e quindi ho voluto, da questo punto di vista, costruire con lei anche una sottotrama e lavorare sul suo personaggio in questa direzione. E da lì è nata l'idea e l'incipit di lavorare su uno spettacolo di marionette. Poi si è evoluta col tempo, introducendo quasi una quarta storia all'interno di questo affresco, questo mosaico, che è appunto uno spettacolo, che è un'altra storia di separazione tra un padre e un figlio, e che in qualche modo ha la capacità di riassumere tutte le altre tre o di dialogare con le altre tre e rappresentarle in forma artistica, che era anche quello che... cioè tutto chiaramente un significato legato a questo e una connotazione chiaramente anche legata al mondo della musica cubano e alla storia, alla letteratura cubana. È stata chiaramente la sfida forse più grande a livello tecnico, perché pensare di fare praticamente un film dentro un film, che poi era uno spettacolo di marionette, quindi che lavorava sul meta cinematografico, sul meta teatrale, era chiaramente complicato, e farlo in maniera anche distruggendo un po' quello che era il linguaggio mantenuto fino a quel momento dal punto di vista stilistico, nel senso che durante lo spettacolo chiaramente c'è un lavoro maggiore sul campo e controcampo, ci sono le uniche dissolvenze presenti nel film, il montaggio è dettato dalle musiche che sono state scelte in maniera pregressa e i movimenti sono dettati dalle musiche e dai limiti che comportano comunque muovere gli arti tramite dei fili, delle marionette, e allo stesso tempo poi fare in modo che tutto questo combaci anche con il posizionamento della camera, con le luci. Quindi c'è chiaramente un discorso di provare a superare certi limiti, provare a fare qualcosa che, certo, ci sono dei precedenti di qualcuno che ci ha lavorato, da Kieslowski, Uso Sien, eccetera, eccetera, però che non avevo ancora mai visto, che era qualcosa di intrinsecamente legato a Edith, legato al mio immaginario, legato a Cuba. Poi, da questo punto di vista, grandi influenze sono state anche la tradizione pupara a livello siciliano, la Fondazione Carlo Colla di Milano, e ho studiato tanto per prepararmi e arrivare pronto a relazionarmi anche con la scuola di Títeres, come vengono chiamate a Cuba, cubana, e cercare anche di dialogare con quello che è l'immaginario italiano. Sicuramente stare fuori dalla zona di comfort, ma partire, nel senso che io probabilmente ho una necessità di essere scomodo, che è una cosa, che è una controindicazione, però mi aiuta a livello creativo, perché mi fa aprire gli occhi in maniera diversa, guardare in maniera diversa. Questo non significa necessariamente andare all'estero per girare una nuova storia o magari dialogare tra estero e Italia. Sicuramente sto ancora riflettendo su quale può essere il progetto giusto, c'ho diversi progetti in testa che erano già stati esplorati negli anni, in questi anni qua, però voglio scegliere quello che è più adatto anche per il momento della vita in cui sono ora. Credo molto nella relazione tra presente e cinema, tra contemporaneità e cinema, quindi anche se c'è un progetto in pregresso, magari un'idea che è sorta precedentemente, il dialogo contemporaneo per me è fondamentale, quindi chiaramente nel momento in cui si concluderà il percorso di questo film mi vorrò scontrare col contemporaneo, che significa con me stesso e con quello che mi circonda, e vedere cosa emerge e arrivare quindi a un nuovo progetto.